Buonasera a tutte e a tutti, vi do il mio benvenuto. Io sono Franco Amerini di Rizzoli Education e siamo qui oggi per l'ultimo dei nostri appuntamenti con lo speciale novità. Speciale novità che riguarda una novità per l'appunto molto importante di storia triennio che abbiamo quest'anno, Come siamo, la storia ci racconta, di cui è autore il professor Roberto Balzani che è qui con noi. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Roberto. Roberto Balzani, credo che molti dei presenti abbiano già avuto modo di conoscerlo, perché non soltanto abbiamo parlato con lui in questo ciclo dello speciale novità che riguarda un po' più da vicino, diciamo, il libro, il manuale, la proposta, come è fatto, ma il professor Balzani, che insegna storia contemporanea all'Università di Bologna, ha tenuto anche una serie di lezioni, il ciclo delle rivoluzioni che si è concluso proprio una decina di giorni fa, una serie di incontri. Oggi però siamo, Roberto, no, un poco più, diciamo, d'appresso, diciamo, al nostro libro e mostreremo in particolare il tema delle fonti e della storiografia. Allora, io e te, ma penso anche molti dei docenti e delle docenti che ci seguono della nostra generazione, abbiamo studiato al liceo su manuali di storia anche molto diversi fra di loro. Il Villari, il Gaeta Villani, il Salvadori, oppure, non so, sul versante della storiografia cattolica, il De Rosa. Quindi manuali che in quegli anni, anche diciamo, di impostazioni ideologiche un po' più forti di adesso, no, avevano impostazioni diverse, ma avevano un punto in comune tutti, e cioè la questione, diciamo, le fonti della storia e la storiografia o non c'erano affatto, oppure erano relegate magari in piccole sezioni, senza nessun commento, senza guida, per non parlare poi delle fonti iconografiche, no? Perché lì, diciamo, le immagini erano puramente, diciamo, esornative, per cui uno parlava di Kennedy e Khrushchev e c'era la foto appunto di Kennedy, quella famosa, insomma, con a fianco Jacqueline, elegantissima, invece Khrushchev con la versione con la moglie, diciamo così, sovietica, che sembrava una consomolca appena uscita dal lavoro, oppure Khrushchev che sbatteva la scarpa sul. Ecco, oppure anche casi più, non lo so, la foto drammatica, quella famosissima del Vietnam, della bambina vietnamita che corre nuda, disperata, ustionata dal napalm. Però in tutti questi casi anche le fonti, quelle che per noi oggi sono fonti iconografiche, erano trattate in maniera. Non c'era nessuna proposta, nessun lavoro didattico. Oggi, come ben sanno chi ci segue adesso, la situazione in manuale di storia è completamente cambiata, e anche l'iconografia, diciamo, ha un ruolo importante, ma poi vogliamo soprattutto far vedere che ruolo e in che modo, come tu l'hai concepito, il ruolo di fonti e storiografia nel dettaglio, come sono state trattate nel tuo manuale. Allora, io ti cedo subito la parola, ricordo soltanto ai partecipanti poche cose, potete inserire le vostre domande alla pagina tuadomanda.it, questo indicando il codice dell'evento, che in questo caso è 1819. Avrete tutti l'attestato di partecipazione che sarà disponibile nei prossimi giorni sul nostro sito di Rizzoli Education. Naturalmente potrete seguire anche in differita, per chi adesso volesse rivederlo, non potesse adesso, sul canale di YouTube l'incontro al quale stiamo assistendo. Anche le slide saranno a vostra disposizione, saranno caricate per la precisione nella sezione archivio webinar, sempre del sito Rizzoli Education. Lascio la parola a Roberto Balzani. Grazie e buona visione. Grazie e buonasera a tutti, grazie a Franco per questa introduzione. E sì, oggi è l'ultimo appuntamento relativo alla riflessione su quelli che sono gli strumenti di lavoro che stanno contenuti dentro i manuali. Abbiamo visto nelle puntate precedenti gli aspetti relativi all'iconografia, gli aspetti relativi alle infografiche, ai numeri, al ruolo dei numeri dentro un manuale, e oggi ci occupiamo invece di un altro aspetto che tradizionale, potremmo dire così, dei manuali delle generazioni più recenti, non come diceva Franco, quelli su cui hanno studiato le nostre, che non avevano una sezione storiografica vera e propria. C'erano però delle
dei libri di storiografia. Io ricordo al liceo, l'ho fatto moltissimi anni fa, l'adozione di un manuale di storiografia, di letture storiografiche accanto al manuale vero e proprio, all'epoca usava ancora, ed era naturalmente la sintesi di una riflessione di autori che erano piuttosto consolidata nel tempo, nel senso che il dibattito storiografico si consolidava, e quello che restituiva di solito il manuale era, diciamo, una visione piuttosto arretrata, proprio perché doveva essere stata ben digerita, condivisa e quindi in qualche modo disponibile per tutti, a tutti i professori, comprensibile per tutti i professori. Quindi era una visione completamente diversa. Ma perché? Perché il manuale era già di per sé concepito come un prodotto storiografico, diciamo, che sintetizzava anche a volte posizioni storiografiche, cosa che oggi avviene molto più difficilmente. Perché? Non perché naturalmente non ci sia interpretazione, ci mancherebbe altro, ma perché sappiamo che l'elemento di informazione e soprattutto la costruzione narrativa e gli spazi che sono a disposizione non solo di chi scrive ma anche di chi insegna, sto pensando alle ore a disposizione, rendono il tema storiografico qualcosa di come dire, qualcosa di più separato rispetto al nucleo centrale che si richiede a un manuale, che è quello della chiarezza espositiva, della definizione dei grandi temi e problemi, e solo in una seconda battuta ben differenziata la questione della discussione. Ora, qual è stata la scelta che ho cercato di fare? Beh, anzitutto una scelta, diciamo così, tripartita, e adesso vorrei mostrarvi concepita come. In primo luogo la proposizione di fonti vere e proprie di servizio all'interno dei capitoli, fonti dirette, diciamo, del periodo immediatamente dopo, in modo tale che, e con una guida di lettura, in modo tale che sia possibile subito attingere a degli elementi, diciamo, direttamente attinenti al periodo. Sono cose, grandi documenti, potremmo chiamarli così, che, su cui c'è il Trattato della Santa Alleanza, o le tesi di Martin Lutero, una selezione delle tesi di Martin Lutero. Qui c'è un passaggio dell'Enrico V di Shakespeare, là dove si parla della vigilia della battaglia di Azincourt, quindi quello che potremmo chiamare l'origine di una sorta di nazionalismo monarchico al tempo del Medioevo, nel tardo Medioevo. Ecco, queste fonti sono selezionate e identificabili, sono già di supporto, perché una volta ce n'erano molte di più. Penso a manuali come l'operazione storica, manuali che hanno fatto la storia della manualistica di questo paese, che erano densi di fonti, potremmo dire che erano costruiti sulle fonti. Un'operazione bellissima, pensata come il manuale, come il laboratorio dello storico, e quindi come la fucina dello storico. Veniva lasciato all'insegnante la possibilità di scelta fra una miriade di fonti dirette che venivano commentate e che potevano essere costruite durante la lezione. Oggi, non perché non sia importante, le fonti sono prima di tutto molto più diversificate, per cui queste sono scritte, ma poi in un manuale ce ne devono essere molte altre di tipologie diverse. Una volta c'era la parte scritta, che era quella preponderante, magari si trattava di fonti a volte ufficiali, a volte discorsi politici, a volte delle lettere, a volte dei documenti economici. Era quella la parte, diciamo, assolutamente preponderante della comunicazione delle fonti. Oggi invece abbiamo le fonti iconografiche, che sono importantissime, l'abbiamo già visto. Abbiamo le fonti relative ai dati, ai numeri, che sono altrettanto importanti in un'epoca nelle quali la comunicazione soprattutto avviene attraverso schemi, attraverso torte, attraverso grafici, attraverso delle serie di dati. E poi dopo naturalmente c'è quella tradizionale delle fonti, che naturalmente però deve essere, all'interno di uno spazio manuale, viene per forza di cose selezionata, non è così preponderante come era
al tempo in cui diciamo l'elemento di fonte si pensava ancora potesse essere addirittura sostitutivo dell'elemento narrativo manualistico. C'è stata un'epoca in cui questo si riteneva ancora possibile. Oggi, naturalmente, per la complicazione dello spazio-tempo dentro la scuola, per la necessità di offrire un volume che riesca a intercettare le varie tipologie di pubblico di studente, con una minore capacità anche di comprensione dei testi, perché non dobbiamo dimenticare che abbiamo di fronte dei giovani che spesso, rispetto a 40-50 anni fa, fanno più fatica a leggere fonti d'epoca. Per tutto questo, per tutti questi motivi, l'idea che ho pensato è stata quella di utilizzare le fonti fondamentali, cioè mettere i grandi testi, chiamiamoli così, quelli che stanno dentro le narrazioni della storia medievale, moderna, contemporanea, gli elementi basilari, le grandi testimonianze, potremmo dire così, pilastri delle fonti, quindi una sorta di iceberg di fonti, rimandando poi la discussione di che come interpretarle naturalmente ad altre fasi che adesso vedremo della organizzazione del libro. Quindi partirei da queste. Le fonti ci sono fonti che si situano dentro i capitoli, sono fonti chiare, commentate, sono fonti tuttavia selezionate, nel senso che sono distribuite a seconda di quello che potremmo chiamare il flusso narrativo basilare del testo. Accanto a questo naturalmente sono le tesi di Lutero, quindi un'altra parte importantissima come questa, i 14 punti di Wilson, ecco, praticamente ci sono le fondamentali, ci sono tutte. Accanto a questo è il Patto della Santa Alleanza, un altro testo molto interessante perché ci aiuta a capire che cosa, a capire che la Santa Alleanza non è un trattato come gli altri. Se si prende l'atto finale di Vienna, scritto, vergato pochi mesi prima, qui siamo alla fine di settembre del 1815, l'atto di Vienna è il 9 giugno del 1815, l'atto di Vienna è una serie di articoli che specificano i passaggi di frontiera, l'attribuzione di territori a un sovrano o un altro, come devono essere i trattati diplomatici, quelli che noi pensiamo ancora oggi siano i trattati diplomatici. Il patto della Santa Alleanza no, è un impegno quasi sacro, no? È un testo retorico, ampolloso, che non si capisce bene neanche dove voglia andare a parare, cioè non c'è un articolato, non c'è un'esplicita finalità così evocata, ma è molto chiaro nell'impegno che viene richiesto ai sovrani dal punto di vista morale. Questo sì, è una specie di patto morale, una cosa assolutamente unica nel suo genere, tant'è vero che poi quando si tratta sulla base della Santa Alleanza di fare interventi nel territorio europeo, ci sarà la necessità di ritrovarsi in un altro congresso, quello di Troppau nel 1820, per spiegare come avviene materialmente l'intervento militare, perché sulla base della Santa Alleanza non si capisce, no, si capisce soltanto che c'è questo impegno morale della Russia, dell'Austria e della Prussia a conservare la religione, a far vivere come in una buona famiglia, tutti d'accordo, i sudditi, eccetera, eccetera, ma non si va molto oltre questo. Ecco, questo per dare l'idea del modo con cui sono state selezionate le fonti. Questa è una delle dinamiche con cui è stata selezionata. Poi però, accanto a questa tipologia che potremmo chiamare la basilare, entriamo nello spazio storiografico vero e proprio. E questo spazio storiografico è articolato su due livelli. Un primo livello sono le letture storiografiche che sono a supporto dei capitoli, quindi letture storiografiche di approfondimento che coprono
argomenti diversi, e cioè non sono dibattiti sullo stesso argomento, sono interpretazioni del periodo colte da angolature diverse proprio per consentire una, come dire, dei, per aprire a punti di vista non omogenei, per dare l'idea che, la, che poi di, da quel testo narrativo che si è letto precedentemente si possono trarre delle conclusioni, delle riflessioni che possono portare in direzioni diverse, non in direzioni diverse perché si interpreta il fatto in due maniere diverse, ma perché ci sono proprio dei filoni di interpretazione divaricanti, cioè da un lato c'è chi si può preoccupare come Jeffrey Parker della crisi generale del XVII secolo in termini di equilibrio politico, e quindi pensando alla guerra dei Trent'anni come a un assetto, uno scambio, un passaggio di poteri da zone d'Europa ad altre, e alla, a letture storiografiche che invece possono mettere in rilievo l'elemento di trasformazione economica, la centralità di economie nelle quali il ferro, la produzione di armamenti diventa centrale rispetto ad altre più periferiche e così via. Quindi diciamo che le letture storiografiche di questa tipologia hanno la funzione di supportare punti di vista diversi dei fenomeni storici che si sono narrati, punti di vista diversi ma non sullo stesso argomento. La, c'è il periodo che funge da comune cappello, ma poi ci sono letture, impostazioni che seguono l'impianto di domanda del singolo storico. Questo perché secondo me è utile, perché bisogna sempre fare capire ai nostri ragazzi naturalmente nella misura in cui ci riusciamo ed è possibile farlo a lezione, che dagli eventi che costituiscono l'ossatura della storia, poi la storia narrata, la storiografia, si costruisce dalla base, su questa, partendo da questa base, sulla scorta di domande. E questo è l'aspetto più interessante, cioè la domanda storiografica, cioè che cosa mi interessa sapere andando a approfondire il XVII secolo, qual è la mia domanda, qual è il punto di partenza, cosa voglio sapere. Sappiamo per esempio che Parker è anche uno studioso, poi ce ne sono altri pezzi nel volume, della rivoluzione militare, la cosiddetta rivoluzione militare che fra 5 e 600 trasforma l'arte della guerra in Europa e rende gli europei dei poderosi organizzatori di eserciti letali che vengono sperimentati prima in Europa e poi esportati nei secoli al di fuori. Per Parker questa dimensione del warfare, cioè del modo di fare la guerra, costituisce una delle chiavi di lettura per interpretare l'età moderna. È una visione, naturalmente, una visione parziale, certo, ma una visione che parte da una domanda, e cioè qual è uno dei pilastri dei processi di modernizzazione occidentale? La guerra conta, purtroppo conta molto, e le modalità attraverso cui questa competizione militare si sviluppa è una delle chiavi di volta della sua interpretazione dell'accesso dell'Europa alla modernità e addirittura del modo attraverso cui questo piccolo continente rispetto agli altri del mondo si afferma poi nei secoli. Naturalmente, se noi prendiamo la lettura di Brodel, Fernand Brodel, per esempio, che invece si occupa di processi economici di lunga durata, il punto nevralgico è quello della trasformazione economica, e cioè quali sono i percorsi che rendono il Mediterraneo un mare centrale fino a una certa epoca e quali sono i percorsi che lo rendono secondario, ancillare,
a partire proprio dal Cinquecento. Come sapete, nella storia del Mediterraneo all'epoca di Filippo II, Brodel racconta proprio questo passaggio fondamentale, no? Un mare Mediterraneo che a metà del Cinquecento, via via che l'espansione turco-ottomana si impadronisce delle rive orientali del Mediterraneo, si chiude nel senso che è sempre permeabile dal punto di vista commerciale, ma non ha più i protagonisti, cioè le grandi città marinare europee che aveva fino a pochi secoli prima, in particolare Venezia, tanto per fare il nome più illustre, la vittima più illustre di questa fase, e dall'altra parte lo slittamento di questo asse economico-commerciale che risale, sembra da Venezia, risale lungo il Reno e arriva nelle Fiandre, e là si ricolloca intorno alla città di Anversa, che costituisce una delle parti più affascinanti della storia del Cinquecento e descritta fra l'altro in pagine memorabili proprio in questo libro di Brodel. Come vedete, siamo di fronte a una visione totalmente diversa rispetto a quella di Parker. Parker racconta il percorso bellico come aspetto centrale, poi naturalmente intorno alla guerra ci sta anche l'economia, perché questo è, come sappiamo, un argomento strettamente correlato. La guerra è costosa e ha bisogno di mezzi continui per essere alimentata. Dall'altra parte invece c'è la lunga durata dei processi plurisecolari che avvengono nelle grandi macro aree economiche del globo, in particolare questa cerniera mediterranea, e però dall'altra parte, questo è l'aspetto della frattura che viene poi interpretata da Brodel, la grande frattura che poi provoca lo slittamento con le scoperte geografiche, lo slittamento dell'asse economico continentale dal bacino della pianura padana culminante nell'Interland veneziano, poi all'altro grande bacino portuale che è quello di Anversa nelle Fiandre, che diventerà per alcuni anni il luogo di afflusso di merci, ma anche, come poi ben sapete, anche di uomini, mezzi, materiali della Spagna presa nei grandi conflitti con le province secessioniste del nord. Quindi questo per dire come è l'impostazione di queste letture storiografiche, proprio la presentazione di queste diverse interpretazioni che prendono spunto dallo stesso periodo, cogliendo domande storiografiche diverse. Questo per me è molto importante. Perché? Perché dalla lettura si dovrebbe dedurre, in primo luogo, non soltanto cosa ha detto lo storico, ma chiedere al ragazzo poi qual è la domanda dello storico, cos'è che interessa sapere a Parker, a Brodel, eccetera, eccetera. Qual è la domanda da cui parte? Qual è il tema che gli sta a cuore? Ecco, questo sarebbe l'esercizio che io spero sia fattibile per far comprendere al ragazzo che la storiografia è fatta di domande storiografiche, cioè la costruzione della domanda del passato dello storico che produce l'opera storiografica, che è il modo di interpretare, di interrogare il passato in un determinato periodo. L'altra cosa di cui mi sono occupato molto e che ho cercato di documentare sempre all'interno di questi percorsi storiografici, l'ho fatto abbondantemente nel secondo volume, è stato il percorso che riguarda il Mezzogiorno e in particolare il grande tema del brigantaggio e dell'inserimento del Sud all'interno dello Stato unitario. Perché ho fatto questa scelta? Ce ne sono svariatissime di letture, questa in particolare c'è una sezione che riguarda la guerra per il Mezzogiorno, poi la crisi del regno, la crisi dello Stato napoletano, la costruzione di una nuova centralità per Napoli all'interno dello Stato unitario e poi un lavoro, quindi professor Pinto, il professor Macri, il professor Lupo, siciliano, per quello che riguarda la Sicilia. Tre grandi storici contemporanei, autori di libri di grandissimo pregio,
proprio per trattare da appunto, ognuno di loro ha una domanda diversa, non è la stessa domanda. La domanda di Pinto è: il brigantaggio è un tema sul quale la società meridionale è ancora molto attenta, sulla quale esistono tantissime interpretazioni e anche un dibattito civile nel sud, ma lui, che insegna all'Università di Salerno, si chiede: ma questa guerra del brigantaggio che cos'è? Che cos'è stata? E attraverso una ricerca veramente incredibile condotta sugli archivi di enorme qualità, Pinto cerca di capire i diversi livelli della guerra, quella che lui chiama la guerra per il Mezzogiorno, che è la prima grande guerra alla quale, diciamo, nella quale sia coinvolto lo Stato unitario, che è una guerra con diversi livelli di conflitto che finiscono per confluire poi all'interno di un'etichetta che è quella che lo Stato unitario dà con le leggi Pica, il brigantaggio, questa sorta di definizione che le compendia tutte, ma in realtà il brigantaggio è una parte dei vari, non è uno, non è altro che uno dei vari conflitti che finiscono per confluire nel Mezzogiorno continentale fra il 1861 e il 1870, ma il momento acuto, quello del grande brigantaggio, è poi quello che va dal 1861 al 65-66. Cosa scopre Pinto? Pinto dice che c'è un problema che è rappresentato dal conflitto fra la monarchia borbonica e lo Stato unitario, che però è un conflitto che è molto breve nel tempo, nel senso che i Borbone cercano di alimentare una vera e propria guerra di legittimisti contro gli italiani, anche del sud naturalmente, cioè coloro che hanno scelto gli unitari italiani del Mezzogiorno, che sono la maggioranza, e che è una fase che si esaurisce molto presto, perché in realtà Francesco II in esilio a Roma non riesce a produrre poi una vera e propria mobilitazione, per cui il borbonismo rimane come una matrice della, diciamo, protesta, della reazione sociale, ma anche criminale del Mezzogiorno, perché poi le bande di Crocco, le grandi bande del grande brigantaggio, sono bande criminali, non bisogna dimenticarle, che sviluppano un'economia intorno alla propria sopravvivenza che è di tipo criminale, come tutte le grandi organizzazioni. Pinto ha delle pagine meravigliose su questo e sull'organizzazione di una specie di sequestri in serie per alimentare le bande. Poi c'è il tema sociale, e cioè le aspettative degli unitari che sono in parte tradite dallo Stato unitario, sicuramente, ma ci sono anche gli unitari che credono ancora nello Stato unitario e si mobilitano contro il brigantaggio, perché la lotta del sud è anche fra legittimisti e unitari del sud, non solo con l'arrivo da nord delle truppe, che comincia da un certo punto in poi, quando la repressione assume un rilievo militare. Un altro dei viti che viene sfatato da Pinto è quello del brigantaggio a fini sociali. Non c'è nessuna finalità sociale nel brigantaggio meridionale, non c'è nessun progetto di redistribuire le terre ai contadini nella maniera più assoluta. Il progetto del brigantaggio dal punto di vista è un progetto di raccolta di risorse, ma per solidificare e tenere una società tradizionale, non una società nuova costruita sulla piccola proprietà contadina. Questo è al di fuori dell'orizzonte di quella generazione e anche di quei gruppi che alimentano poi la reazione violenta. E dall'altra parte c'è uno Stato che non riesce a leggere tutto quello che sta avvenendo nel sud, non ci riesce proprio, e per comodità alla fine inventa un'etichetta, che è quella di brigante, per semplicemente reprimere tutti questi fenomeni che si sviluppano attraverso l'impiego dell'esercito sistematico, più di 100.000 soldati, una quantità enorme per l'epoca, ma anche per la nostra epoca. Basti pensare ai numeri
della guerra in Ucraina, 100.000 soldati sono una cifra colossale che viene impiegata nel sud per alcuni anni e che con una legge speciale, che è la legge Pica, voluta dai deputati unitari, soprattutto meridionali, proprio per come elemento di rafforzativo per combattere questa sorta di guerra interna che ha preso corpo nel sud e che è una guerra anche dalle connotazioni civili. C'è poco da fare, una guerra feroce anche dai connotati civili. Quindi diciamo che si tratta di una lettura multistrato dove anche con descrizioni delle modalità violente di scontro da una parte e dall'altra molto precise, l'elemento militare è un elemento anche in questo caso centrale e si tratta di una lettura di fonti che fa Pinto davvero straordinaria. L'altra grande, questo non mi soffermo poi sulle letture che fa Macri del Mezzogiorno e del crollo dello Stato borbonico prima che arrivi sostanzialmente Garibaldi, diciamo che è uno Stato già in profonda crisi negli anni 50 e che tuttavia poi si reinventa una centralità. Non dimentichiamo che Napoli diventerà alla fine del secolo, al tempo di Umberto I, la città del figlio del sovrano, il re di Napoli, Vittorio Emanuele III, il figlio del sovrano di Umberto I, fa vita a Napoli e lì costruisce diciamo una relazione con la città e anche col mondo del sud, col Mezzogiorno, che farà sì che nel 1946 poi il Mezzogiorno sia una dei bacini di voti di più massiccio a favore dei Savoia, no? Quindi una dinastia piemontese. Quindi questo è anche il passaggio, il legame con la monarchia è sia per Pinto che per Macri un legame fondamentale. La scelta di identificare Napoli come di fatto la seconda capitale del regno, mettendoci di fatto una residenza fondamentale per la dinastia, è un elemento di grande forza per la dinastia dei Savoia, creata in questo caso come idea da Umberto I e poi seguita anche da suo figlio, da Vittorio Emanuele III. Quindi diciamo che c'è anche questo aspetto dinastico che non bisogna dimenticare, uno dei tanti naturalmente. Dal punto di vista economico poi anche qui ci sono le letture che fanno, diciamo, che raccontano bene le differenze economiche italiane fra risorgimento e post-risorgimento. Diciamo che l'Italia è una macchia di leopardo e zone di arretratezza profondissima si riscontrano nel nord come al sud. Il Veneto, per esempio, è subito dopo l'unità una delle zone più depresse e dove l'analfabetismo ha delle dimensioni davvero catastrofiche. E anche la regione, non bisogna dimenticarlo, con il numero più alto di emigrati nella storia d'Italia, più ancora della Campania della Sicilia in termini assoluti. Quindi siamo di fronte, quindi anche qui, a una geografia molto particolare della vicenda italiana. Un altro aspetto che volevo mettere in evidenza è poi, quindi questi sono i percorsi storiografici, è poi quello degli confronti fra gli storici. Questo è un ulteriore elemento di proposta. Allora, che differenza c'è fra questo e i percorsi storiografici? I percorsi storiografici, dicevo prima, hanno come riferimento un periodo omogeneo e letture diverse fatte dagli storici con domande diverse. Qui invece gli storici si confrontano a partire dalla stessa domanda, e cioè la Rivoluzione francese. Quale rivoluzione? Come la dobbiamo interpretare? Qual è il momento culminante della Rivoluzione francese? Il momento la Rivoluzione francese da considerarsi un blocco, come sosteneva Clemenceau ancora nell'Ottocento, oppure la Rivoluzione francese vera, fra virgolette, è quella che porta alla dichiarazione
dei diritti dell'uomo e del cittadino alla Costituzione monarchica, quindi alla sorta di visione quasi britannica, e lì si doveva fermare, aveva già esaurito la sua spinta con l'abolizione del feudalesimo e l'installazione di un regime rappresentativo. Quella è la vera rivoluzione, il resto è stato un tradimento della rivoluzione, o ancora altri punti di vista, la rivoluzione è invece una grande trasformazione della mentalità e della cultura che avviene soprattutto durante il periodo poi della Repubblica, 92, 93, 94, il grande periodo diciamo girondino, giacobino, è quello il momento in cui si creano i simboli che faranno l'identità rivoluzionaria, come sostiene per esempio una grande storica che si chiama Lynn Hunt. E allora in questo caso gli elementi sono quelli simbolici, il tema della rigenerazione del genere umano a partire dal popolo francese, oppure quello delle insegne della libertà, l'idea della frattura del legame servile che avviene non tanto attraverso l'abolizione del vincolo di feudalità, quanto piuttosto attraverso l'assunzione da parte degli individui in quanto cittadini di una libertà concepita in senso personale e anche collettivo, che viene finalmente esplicitata e che si considera impossibile da contenere, perché è una libertà che ha una sua forza espansiva nella società in prima battuta. Questa tipologia di domanda, che è una domanda specifica, mentre là negli altri casi dei percorsi storiografici avevamo le domande che nascevano dai periodi e che erano poi le domande dei singoli storici, qui c'è la domanda dei vari storici che è unica, cioè tutti gli storici, un gruppettino di storici che si sono posti quella domanda lì e alla quale hanno risposto in modo diverso. E qui quindi siamo a un altro livello ancora, quindi un livello che fa capire come anche sulla stessa domanda storici della stessa generazione o di una generazione diversa poi costruiscono interpretazioni talvolta radicalmente diverse. Naturalmente questa è una modalità per fare emergere le visioni che stanno dietro al prodotto storiografico, il fatto che lo storico ha una sua identità, formazione, ha una sua costruzione mentale, ha delle mappe mentali, ha degli stereotipi, è vittima di stereotipi, tutti noi lo siamo, e nello stesso tempo però gli storici che noi qui presentiamo sono tutti grandi storici, cioè storici che costruiscono la loro narrazione sulla base delle fonti e che quindi danno una lettura accertata dei fatti, non si tratta di visioni infondate, tutti utilizzano fonti, queste fonti sono diverse, perché a quel punto ognuno è andato a cercare quelle che secondo lui rappresentavano gli elementi più significativi per suffragare la propria tesi. E così in questa maniera, se, che so, François Furet, che è il teorico della prima rivoluzione francese, pensa che la rivoluzione francese sia soprattutto quella che va dal 1789 al 1791 e poi che incominci una involuzione nella fase rivoluzionaria. Ecco, se nel libro di Furet gli elementi del dibattito all'interno delle assemblee rivoluzionarie o la produzione dei pamphlet, dei libri è la base, ecco, se noi vediamo se questo è nella lettura di Furet, dal punto di vista invece di Lynn Hunt, che si occupa invece di miti, di schemi, di mitografie, di schemi simbolici, l'iconografia diventa più importante, la caricatura diventa più importante, la satira diventa più importante, perché Lynn Hunt è interessata non a livello apicale, cioè a coloro che siedono a Parigi, ma è interessata
a vedere quello che passa attraverso un mercato editoriale ancora abbastanza semplice, povero, spesso fatto per analfabeti, che deve farsi capire attraverso figure cos'è che passa nella testa delle persone, o che può essere passato, come può essere avvenuta la ricezione di stereotipi attraverso l'immaginario, questo grande immaginario rivoluzionario che è come il contraltare di quello che capita all'interno delle assemblee del terzo stato, che è invece l'altro grande polo. Ecco, io ho cercato di mettere in risalto anche questa tipologia di confronto, perché ritengo che sia importante in questo caso per far ragionare sulle diversità di interpretazione che lo stesso fatto produce, lo stesso fatto inteso, la stessa domanda dello stesso fatto produce. Quindi un modo di argomentare la storia ancora diverso. Naturalmente in questi casi è stato importante anche spiegare chi sono gli storici. Cioè, se negli altri casi la lettura è di per sé, interessa la domanda e quindi quello che volevo cercare di, come dire, di decostruire. In questo caso, trattandosi di storici che si pongono la stessa domanda, bisogna capire prima chi sono, in modo tale da presentarlo agli studenti, e in questo caso ci sono anche i profili proprio per dire quali sono le tendenze diverse che emergono da queste letture, e quindi farli riflettere sui punti di vista che si possono poi confrontare con la narrazione del capitolo. Quindi certamente, come dire, no, questo si tratta di un piccolo assaggio. Naturalmente i libri di cui parliamo sono libri ponderosi e anche molto ma molto articolati, però è un tentativo di costruire un vero e proprio dibattito storiografico, come se noi avessimo all'interno dell'aula una sorta di, diciamo, come se fossimo in una platea di Rai Storia e potessimo avere quattro storici seduti intorno a un tavolo, ognuno dei quali ci dice la sua su questo tema. Ecco, non siamo ancora riusciti a farlo a livello digitale, forse non, fra qualche tempo ci riusciremo, sarà ancora più bello farlo in questa maniera, ma già così si può creare questo elemento controverso, e che però è utile dal punto di vista formativo e che naturalmente può essere anche replicato sotto forma di dibattito, come sappiamo, anche a livello di studenti. Non è facilissimo, naturalmente, perché per poter sostenere un dibattito bisogna costruire una solida scaletta di argomentazione, e però è altamente, altamente formativo, almeno io credo lo sia, accanto alla lettura della storiografia vera e propria. Qui vedete le pagine relative alla Rivoluzione francese, come vedete ce ne sono molte, proprio perché le posizioni debbono venire fuori in maniera molto chiara. Naturalmente questa componente degli storici a confronto non è numerosissima, nel senso che è legata ad alcuni eventi capitali della storia, naturalmente, della storia medievale, moderna e contemporanea, e tuttavia è anch'essa presente dentro i manuali. Quindi diciamo che l'articolazione del prodotto storiografico è quella, diciamo, ce n'è una di servizio fondamentale legata alle fonti, una relativa alla domanda storiografica, quindi la costruzione della domanda storiografica, e una legata al confronto sulla stessa domanda, su una stessa domanda. Quindi diciamo dovremmo in questa maniera riuscire ad avere gli strumenti per leggere perlomeno il percorso, il prodotto storiografico, con una certa completezza. Poi naturalmente io ci ho messo anche del mio, e cioè sotto forma di intervista, una intervista fittizia naturalmente, sotto forma di intervista, una sorta di riassunto di alcuni ulteriori tematismi storiografici, questa volta in ciascuna parte del testo, in modo tale da essere un ulteriore volano di curiosità. Quindi
diciamo, il ventaglio delle proposte mi sembra davvero ampio. Quello che non c'è, ma perché non si riesce a mettere in una manualistica di questo tipo, è la componente di riflessione sul tempo dello storico, su come cambia la nostra temporalità. Io ho cercato di farlo nei dibattiti sulla presentificazione, questo però a livello, diciamo, di supporto anche audio-video, cioè di come la presentificazione nella quale viviamo interpella e trasforma la nostra modalità di restituzione del passato, che quindi influisce anche naturalmente sulla percezione del futuro. Questa componente è stata inserita nel manuale nell'ultima parte, quella che arriva più vicina a noi, naturalmente, perché il processo è un processo sostanzialmente che data dagli anni 70, quindi circa mezzo secolo, quello nel quale ci troviamo, e tuttavia è un argomento importante. Certo, una riflessione temporale generale potrebbe essere anch'essa un argomento centrale. Io penso che possa essere diluito attraverso questi percorsi di tipo formativo tradizionale e magari estrapolato sotto forma di domande sull'oggi. E da questo punto di vista, ripeto, il terzo volume è un po' il catalizzatore finale di queste tendenze, anche perché descrivono la condizione umana nella quale ci troviamo, o almeno ci provo. Direi che per il momento mi fermo qui, se non ci sono naturalmente delle domande a cui sarò ben lieto di rispondere. Bene, io ringrazio molto il professor Balzani, credo che abbia esposto con grande chiarezza non soltanto l'articolazione dei tipi di materiale che abbiamo dentro il manuale, riferiti alle fonti e alla storiografia, questo avrei potuto farlo anch'io, ma lui poi ha spiegato le ragioni di questa articolazione, le ragioni di carattere scientifico, il partire da una domanda, il rilievo delle domande per gli storici oppure da una domanda condivisa e poi anche naturalmente il senso di un utilizzo, di un possibile utilizzo didattico di questi materiali che naturalmente vanno a corredo e ad incremento di tutto il resto del manuale, quindi tutto il resto del profilo. Poi ringrazio Balzani anche perché, come avete visto tutti, non è in perfette condizioni di salute, ma non ha voluto comunque mancare, non ha voluto mancare al nostro appuntamento di oggi. Allora, io, Roberto, se permetti, vorrei cominciare con una domanda che riguarda le fonti, l'utilizzo, la verifica delle fonti in relazione ad un tema, diciamo così, di public history o di calendario civile della memoria. Lunedì è il 25 di aprile. Sì. Allora, è il 25 di aprile, è una ricorrenza, come sappiamo, che soprattutto in passato, diciamo, in Italia è stata di fatto, diciamo, in qualche modo divisiva, non soltanto, ma concentriamoci, diciamo, se lo ritiene opportuno, su questo 25 di aprile, quello che cadrà fra tre giorni. Anche questo in qualche modo assume un rilievo, diciamo, pubblico di attualizzazione, perché è pensabile, sta già accadendo in questi giorni, che venga un poco percorso da polemiche, quelle che sono accese in questi giorni sull'AMPI o sull'Associazione Partigiani o su alcuni esponenti dell'Associazione Partigiani in relazione alle dichiarazioni che hanno fatto sulla situazione, sulla guerra in Ucraina. Quindi la domanda è, diciamo, che cosa ne pensi e se in relazione, per esempio, ad un uso delle fonti, come questo, anche questo 25 aprile che cade fra tre giorni, come se ne possa parlare a scuola con i ragazzi e con le ragazze? Beh, io credo che che proprio la temperie nella quale viviamo consenta di affrontare il 25 aprile, forse anche recuperando più direttamente anche le terminologie e i termini, voglio dire, con cui si definirono i patrioti, allora si chiamavano così, i patrioti partigiani, si chiamavano ovviamente, c'erano i partigiani, i patrioti, ma diciamo il tema dell'indipendenza. Ecco, questo è un argomento che fa parte profondamente del 25 aprile storico,
cioè della lotta dal 43 al 45, cioè l'idea che una componente dell'opinione italiana, dei giovani italiani, abbia preso le armi in una guerra di indipendenza per ottenere una sovranità. Una sovranità che era quella di un'Italia occupata in quel momento, occupata dai tedeschi, con ovviamente l'alleato fascista al fianco, indipendenza dallo straniero, quindi una lotta in questo senso che recuperava il Risorgimento, tant'è vero che fu utilizzato il confronto col Risorgimento, era un elemento costitutivo della propaganda, anche della retorica resistenziale di quegli anni, no? Il ritorno a questa sorta di lotta per l'indipendenza nazionale, e dall'altra parte l'idea che questo servisse a stabilire un'autodeterminazione, la potrei chiamare così, un'autodeterminazione del popolo italiano attraverso il recupero di una sua sovranità dal basso, che non dovesse essere concessa da terzi, ma dovesse essere in qualche modo testimoniata dal basso attraverso una vera e propria lotta. Questa visione fa parte di tutte le forme di organizzazione nazionale quando si strutturano, cioè tutte le lotte nazionali remote o recenti passano attraverso un cuneo, un canale, un percorso che prima o poi porta a definire l'indipendenza da qualcuno, che può essere esterno o interno naturalmente, e dall'altra parte a definire il tema di io devo decidere cosa debbo, voglio essere. Questo aspetto che noi oggi vediamo dentro uno spazio diverso naturalmente, che è quello dell'Ucraina, no? È diciamo costitutivo tuttavia di tutti questi momenti drammatici, e ritornare a quello, secondo me, in questa chiave, indipendenti da chi e sovrani perché, cioè sovranità per quale finalità, con quale prospettiva, quindi una sovranità anche per cambiarla quest'Italia o per restaurarla, come sappiamo la risposta dei giovani del nord in particolare, o di quelli che andarono a combattere al nord, anche dal sud naturalmente, era un'idea di cambiamento rispetto al contesto preesistente. Ecco, questo secondo me può essere una chiave interessante, perché dà il senso di un contesto. Ecco, potremmo dire che il momento in cui ci troviamo ci consente forse di contestualizzare di più quello che avvenne militarmente, perché poi dobbiamo pensare che stiamo parlando della Seconda Guerra Mondiale, quindi di una lotta militare ovviamente, fra il 1943 e il 1945. Quindi questo aspetto io lo giocherei in questa chiave. Naturalmente, come sappiamo, indipendenza e sovranità non sono sinonimi. Si può essere indipendenti e non essere sovrani a casa propria, quindi sono due parole che hanno due significati diversi, e quindi anche solo andare a indagare che cosa significhino per i nostri giovani o per instillare loro il dubbio sul significato e capire che cosa significa per loro, no? Che cosa significa per un giovane pensarsi come cittadino libero e sovrano, indipendente e sovrano. Ecco, questo è trovo che sia un esercizio utile, e la resistenza da questo punto di vista è una fucina incredibile di fonti, ecco, che si possono trovare a tutti i livelli, non solo nella documentazione dei giornali resistenziali, ma anche ovviamente nella riflessione immediatamente a posteriori della letteratura o di quella che potremmo chiamare la fase di restituzione mitografica della resistenza, la prima grande stagione retorica post-bellica, che è quella per esempio interpretata magistralmente da Piero Calamandrei. Grazie. Sempre sul tema delle fonti, di domande che possono in maniera assolutamente legittima anche sorgere a scuola.
non soltanto la guerra in Ucraina, ma ormai da diversi anni e per diversi eventi, noi assistiamo alla diffusione di cosiddetti video in presa diretta, dai telefonini in buona sostanza. Sembra o può sembrare, come dire, nell'immediato, diciamo, a chi è abituato, chi è di più giovane generazione, che non ci possa essere nulla di più vero di questo, più vero del vero. C'è lì qualcuno, filma. Allora la domanda, diciamo, è questi video in presa diretta, che senz'altro sono una forma di narrazione visiva, sono o potranno o già vengono considerati dagli storici anche una forma vera e propria di fonte che affianca quelle tradizionali? Questa domanda io non so dare una risposta adesso, perché non ho mai visto un saggio costruito su per il momento. Non ho ancora visto un saggio costruito su questa tipologia di fonti. Quello che è sicuramente una fonte è è l'impatto di una parte di questi di questi elementi di comunicazione sull'opinione pubblica, su quello che generano a livello collettivo. Questo sì diventa una fonte, perché struttura delle azioni, delle reazioni, e quindi di conseguenza qualcosa che come dire, si raggruma poi in atti che coinvolgono delle comunità più ampie. Ecco, questo è possibile definirlo, sicuramente sì. Pensiamo ai telefonini che hanno ripreso la scoperta delle fosse comuni. Queste immagini, no? Quelle provocano degli effetti, quindi non è tanto l'immagine come fonte, quanto l'effetto della notizia, della sua documentazione in forma realistica, che cosa produce a livello collettivo. In quel caso potremmo dire che questo tipo di documentazione ha costruito pezzi di opinione pubblica, cioè posizioni di opinione pubblica. Quello sicuramente è una documentazione storicizzata, che si può storicizzare. La singola ripresa è come quello che potremmo chiamare un dato di tipo digitale, cioè un dato digitale non organizzato, cioè non organizzato attraverso un sistema di letture codificato, eccetera, eccetera, ha un significato molto limitato, difficilmente interpretabile in sé. Quindi preferirei pensare, diciamo, agli effetti di questo tipo di produzione più che non alla produzione stessa, perché questo ci consente già di selezionare, perché altrimenti ne avremo delle quantità industriali, la maggior parte delle quali finisce, come diceva Scipione Guarracino, un grande scrittore di manuali, come il 99% di quello che fanno gli esseri umani nel pattume della storia, no? Perché poi la storia è selezione di cose che sono importanti per le civiltà, ma la stragrande maggioranza di quello che facciamo naturalmente è importante per noi, per i nostri cari, per le nostre famiglie, ma non ha nessun significato nel tempo, ahimè, quindi o forse un bene, ecco, diciamo che tutto sommato è comunque interessante rendersene conto. Senti, se ci concedi ancora un minuto, ti farei un'ultima domanda, appunto, dato che abbiamo parlato di, che hai parlato adesso qui di legittimi, come dire, un uso critico di queste fonti come le riprese in cosiddetta impresa diretta. Possiamo dire che esiste una qualche forma di canone di riferimento nella selezione delle fonti primarie e secondarie del Novecento, ed è utile riconoscerla e metterne al corrente i ragazzi, renderli consapevoli di questo? Beh, bisogna dire che forse bisogna raccontare come è cambiato questo canone, perché, o meglio,
come questo canone non esista più. Cioè, c'era un canone ed è quello che ci racconta, per esempio, Federico Chabot nelle lezioni di metodo storico, che è ancora un libro che si legge con diletto, per raccontare a come avveniva la critica delle fonti in un'epoca nella quale le fonti erano considerate sulla base di una gerarchia. C'erano le fonti pubbliche conservate negli archivi, che ufficiali in primo luogo, che avevano il significato più importante, perché erano quelle accertate e documentate da un archivisti di professione. Poi c'erano le fonti manoscritte, che erano naturalmente le cronache, e poi erano gli epistolari, avevano un grado di affidabilità diverso, eccetera, eccetera. Questo era il canone ottocentesco, quello che vedeva la storia come una storia fatta di relazioni di potere fondamentalmente, perché chi lasciava queste tracce era il detentore del potere. Non c'erano disgraziati che lo potessero fare se non in casi del tutto eccezionali. Oggi noi invece abbiamo un criterio diverso, cioè successivamente la storiografia è cambiata, ma non è cambiata da adesso, è cambiata dagli anni 30, basti pensare alla storia come pensiero, come azione di Benedetto Croce, che già diceva questo, e cioè che la storia è domanda storiografica, cioè è la domanda che si pone lo storico che fa la qualità del lavoro di storico, e dentro questa ricerca ci stava quindi di conseguenza la necessità di costruire le proprie fonti in maniera diversa, andando a cercare le fonti che dessero una risposta alla domanda. Allora a me non interessa per forza di cose ricorrere agli archivi ufficiali se la mia domanda riguarda, che so io, l'immaginario della rivoluzione francese, perché negli archivi ufficiali ci sono i discorsi di Robespierre e di Danton, ma se io devo ricostruire l'immaginario della rivoluzione francese ho bisogno di andare a vedere le carte intestate, che so, dei dipartimenti della Repubblica, dove era disegnata la Repubblica col berretto frigio, se era nuda, se era vestita, se c'aveva lo scudo, se c'aveva la spada, se c'aveva la spiga nelle mani, se allattava i figli, eccetera, eccetera, perché quella è la maniera attraverso la quale io faccio una ricostruzione della memoria collettiva, e così posso oggi occuparmi di, magari per rispondere a una domanda sull'impatto dell'immaginario della corsa allo spazio sulla cultura occidentale, orientale dell'Unione Sovietica degli anni 50-60, guardare i film che venivano prodotti di fantascienza, perché magari sono quelli che veicolano i luoghi comuni molto più che so io dei documenti ufficiali della NASA che raccontano i dettagli del Saturno 5 che porta gli astronauti sulla Luna. Quindi diciamo che oggi le fonti sono infinite, sono n, sono tutti gli strumenti che siano naturalmente accertati, i dati accertati attraverso la critica delle fonti, perché quella ci vuole sempre, non possiamo prenderli astrattamente, ogni fonte deve essere in qualche modo circoscritta della sua credibilità, perché la credibilità di ogni fonte è limitata, tutte le fonti lo sono, bisogna prima fare la critica delle fonti, e questo è quello che deve fare lo storico, è questo qui. Dopodiché vanno bene tutte le fonti, anche le più stravaganti, purché siano funzionali a rispondere a delle domande storiografiche, che sono quelle che sono il prodotto dell'intelligenza, della cultura, della sensibilità, della fantasia anche dello storico, che cerca attraverso questo di immaginare il mondo passato. Io chiudo ricordando un grandissimo storico, non di adesso, ma degli anni 20, che si chiamava Marc Bloch, il quale scrisse il suo libro più geniale, cioè I re taumaturghi, andando a cercare nelle fonti ufficiali, che nessuno aveva mai letto in questa chiave, il momento dell'unzione del re, quando il re
poneva le mani sugli ammalati di scrofola e diceva di guarirli. Quindi il re guaritore. E per questo tipo di clausola si ripeteva nelle cerimonie del reali della Francia e dell'Inghilterra da un certo secolo in poi. Allora Mark Bloch si chiede, ma perché a un certo punto questi sovrani guariscono? O meglio, dicono di guarire, perché naturalmente non guarivano, ma facevano l'atto di guarire. Perché? Cosa c'è dietro? Dietro c'è naturalmente la costruzione della regalità e dal punto di vista simbolico la separazione progressiva della figura del sovrano rispetto a quella degli aristocratici dai quali proveniva. Anche lui era un aristocratico come gli altri, poi a un certo punto acquisisce una sacralità che lo distingue. E questa sacralità, guarda caso, passa, una fase antica, remota, medievale, proprio attraverso l'invenzione di attributi, potremmo dire così, di guarigione straordinaria, attributi di miracolo, sacri, legati alla figura del sovrano. Questo per darvi l'idea che non è che noi ci inventiamo oggi delle fonti originali. Anche nel 1920 bastava avere la testa per formulare una domanda originale e già con le fonti che avevano allora, che erano quelle di una volta, potevano comunque costruire delle interpretazioni eccezionali. Ecco, questo per dire che, diciamo, non, gli storici contemporanei non è che abbiano inventato molto, ci sono anche quelli di 100 anni fa che già avevano, diciamo, tracciato una bella strada. Bene, allora ringrazio ancora il professor Balzani. Lo ringrazio per l'intervento di oggi, lo ringrazio anche retroattivamente in qualche modo per tutte queste dirette che hanno avuto ad argomento vari aspetti del manuale, che come dicevamo all'inizio possono essere riviste anche in registrato naturalmente sul sito Rizzoli Education. A questo punto saluto il professore, saluto tutte le partecipanti e i partecipanti, grazie e buona serata a tutti. Buona serata.